Al Collegio Alberoni di Piacenza si tiene domani pomeriggio alle 17 la presentazione della sesta edizione dell'Osservatorio Immobiliare dei Prezzi a cura della FIAP. Uno strumento professionale per gli operatori del settore ma anche per semplici cittadini interessati a saperne di più sul valore degli immobili e sull'andamento del mercato anche in base alle zone e ai quartieri. I Piacentini hanno un'occasione in più e uno strumento in più per guardarsi così nelle tasche sotto il profilo del loro patrimonio immobiliare e capire qual è l'andamento del settore immobiliare nella nostra città. Eh, si potranno così analizzare i dati dei numeri delle compravendite, i dati dei prezzi, delle locazioni, ma al di là di questo si potrà avere un'analisi abbastanza completa di quella che è la vita della città che si muove anche attraverso i propri quartieri. Ci sono, come le dicevo, quartieri che avanzano, quartieri eh, che arretrano sotto il profilo dei prezzi e quindi... Ci si potranno porre delle domande sul perché se sia dovuto alle infrastrutture, eh, altri quartieri appunto hanno mh, tenuto maggiormente in questo periodo di crisi e questo potrebbe voler dire che all'interno di questi quartieri dal punto di vista dei servizi ci sono delle eccellenze. È molto importante capire che la città ha un suo cuore pulsante che si muove come la città e la città è... I, i propri cittadini. Nel 2017 si è registrato un aumento del numero delle transazioni con maggior rilievo per l'ambito residenziale, nella sola città di Piacenza sono state 1336 e in tutta la provincia 3151. Torna voglia di cambiare casa nel senso che eh, i prezzi hanno raggiunto una certa ragionevolezza, mm, le banche hanno aperto le borse, quindi c'è una maggiore eh, propensione alla concessione del credito. Eh, oggi ci sono, stiamo tornando su valori di un mercato normale.